Abbiamo ufficialmente Linux Day 2016, siete tutti qui per Linux Day, giusto? Non è che vi siete sbagliati. E stamattina c'è la parte più tecnica, abbiamo i ragazzi di Netop che ci parleranno di monitoraggio di rete. Io vado veloce, tanto bisogna recuperare qualche minuto. Nel pomeriggio, vi do un po' di informazioni di servizio, saremo nelle ultime due aule, F8 e F9, quindi ci spostiamo. E poi dopo le 8:30 di stasera nell'aula F8, Alberto? Sì. Stasera probabilmente nella F8 per fare il LAN party, quindi è un Linux Day che parte ora e finisce stasera alle 23:30. Se avete visto, il programma è densissimo, forse non ve lo posso garantire al 100%, ci avremo anche una persona nel pomeriggio che ci verrà a salutare, che è l'ex ministro Carrozza. Però non abbiamo ancora la certezza al 100%, e partiamo. Passo la parola a Luca. Buongiorno. Giuseppe Pestano mi ha chiesto di organizzare stamattina una traccia un po' più tecnica su per quanto riguarda l'analisi del traffico di rete, cioè il monitoraggio di quello che succede in una rete internet. Quindi, diciamo, sta a me a fare il minimo di introduzione, e visto che l'anno scorso abbiamo organizzato assieme un corso al Dipartimento di Informatica che è durato una decina di lezioni riguardo il traffico di rete, come analizzare, parlare di sicurezza, quali sono le possibili soluzioni. Oggi però ho deciso, insomma, Giuseppe, di lasciare parlare i contributori, cioè quelli che veramente fanno le cose. Quindi ci saranno un po' di interventi stamattina e vedremo un attimino come gestire le reti di alta velocità, altri come analizzare il traffico di rete e altri come analizzare ancora il traffico WhatsApp e quindi caratterizzare. Quindi voglio fare giusto un'introduzione di una decina di minuti per quelli che non conoscono Netop, per raccontare un po' chi siamo, perché diciamo siamo arrivati qui in collaborazione con Giuseppe. Che cos'è Netop? Netop è un progetto che è iniziato nel 1998 per il sud per monitorare il traffico di rete, ma anche quello del Dipartimento al 107. Poi negli anni praticamente è diventato qualcosa di un pochino più evoluto, perché questo software negli anni ovviamente ha avuto bisogno di essere rinfrescato per andare incontro alle nuove esigenze, perché sono partiti nel 98, nel 98 la rete più veloce a quel tempo era 156K, che con il tema mi sembra il certo serra con l'economia e un altro che con il tema con l'ultimo. Quindi diciamo negli anni tante cose sono cambiate. E noi di Netop cosa abbiamo fatto? Il nostro software, essendo open source, è stato molto integrato in tante cose. Ad esempio, questo in alto a sinistra è un SFP, cioè un adattatore ottico elettrico che si inserisce dentro gli switch, come questo qua sotto, di rete, che contiene al suo interno un analizzatore del traffico. Quindi praticamente cosa faceva? In collaborazione con la GDSUA abbiamo ridotto, diciamo, queste funzionalità di analisi fino a far entrare dentro un SFP. Noi ci siamo occupati della parte software, loro ovviamente hanno fatto la parte hardware, non era il nostro compito. Poi sulla destra c'è un prodotto di Cisco, si chiama Cisco Wireless Echo, che adesso non è più in vendita, però per un tempo è stato venduto da Cisco. E cosa faceva questo prodotto qua? Veniva messo al bordo della rete, quindi può darsi, immaginate una stanza come questa o diciamo dei piccoli dipartimenti che accedevano al dipartimento centrale, e conteneva delle top originali per l'analisi di traffico di rete alla periferia. Quindi ovvero per cercare di evitare di fare un'analisi di traffico di rete più al centro, che chiaramente è un pochino più una sfida, visto che c'è tanto di capacità di analizzare, facendo l'interferia si riesce a fare in maniera più leggera. Non solo, riuscire a vedere quel traffico di rete che non ha una periferia. Se due utenti parlano tra di loro e non vanno mai verso il centro, sarebbe un traffico che non si è visto. Sempre in basso a sinistra, un altro progetto che abbiamo fatto con Cisco, che hanno preso un po' della nostra tecnologia, e l'hanno diviso con uno switch, si chiama Top of the Rack, perché praticamente le macchine avevano messo in rete da qualche 40 unità e l'ultimo. L'ultimo slot, quello finale, quello un top posto, vengono di solito inseriti gli switch in questa maniera, ovvero che si interconnettono tutte le macchine sottostanti. Ecco, questo è la nostra tecnologia 4948E, perché praticamente l'analisi del traffico a flussi viene fatto tramite questo protocollo che si chiama Netflow Lite, a cui abbiamo contribuito. E poi ci sono altre aziende che chiaramente prendono il nostro software e lo inseriscono dentro a fare un pochino più agganciato. Non ci siamo sviluppati il software solamente per noi, ma il nostro software, essendo praticamente open source,
stata utilizzata anche da altri progetti. Quindi anche oggi ci sono progetti di sicurezza, come Snorkel, Sunicata o Pro, che ne fanno uso per accelerare l'analisi del traffico di rete ai fini di sicurezza. Poi ci sono altri progetti come Ostinato, che è un generatore di traffico open source che simula un pochino l'Izia, l'Izia è una grande azienda che fa la generazione di traffico di rete. Oppure Wireshark, che è un analizzatore di traffico di rete che beneficia un pochino delle nostre cose che abbiamo fatto. Questa settimana siamo reduci infatti dalla Sharp, adesso dove abbiamo presentato le estensioni per Wireshark per l'analisi del traffico di rete a alta velocità. Quindi giusto per darvi un pochino un'idea, allora abbiamo sia delle cose open source che delle cose leggermente open source, ovvero che una parte è lasciata come codice e un'altra parte è un pochino come nostra tecnologia proprietaria. Questo perché molto spesso rilasciando tutto completamente open source succede che poi è un po' come un boomerang, cioè ovvero che ci sono delle altre aziende che ci lo prendono, ci fanno i loro prodotti, li sviluppano e a noi ci fanno solamente problemi che diciamo non è una bellissima cosa. Quindi diciamo il problema dell'open source è cercare di trovare il bilanciamento tra una comunità aperta e gente che diciamo lo utilizza solamente a fini commerciali e che diciamo rimanda su di noi solamente i problemi. Allora, vediamo un po' fare l'implementazione di dopo. Questo qui è il top di vista, sarebbe il successore del top originale che permette di fare analisi in tempo reale del traffico di rete. L'utilizzo tipico è: vogliamo sapere qui oggi cosa sta succedendo, lo avvio il software che c'è su Linux, su Windows, su Mac, anche su piattaforme embedded, sia ARM che Mix, lo potete trovare non solo su questo tipo di appliance, ma anche su appliance che si tiene tutto di un'altra, qui una portata una, è un po' molto piccolo, è un modellino con Mix a bordo, che ha due porte rette, che sono e poi che c'è una parte poi c'è il Pro, che è una versione un pochino più ridotta diciamo di questo software, che ci permette di fare l'analisi a flussi di rete, ovvero di prendere il traffico di rete, raggrupparlo in qualcosa di simile, ovvero i traffici che hanno gli stessi indirizzi sorgenti, il destinatario, il porto sorgente, il porto destinatario in protocollo, e quindi analizzare il traffico di rete. In questa maniera diciamo riusciamo non solo a fare l'analisi del traffico, ma a farlo diciamo utilizzando un protocollo standard che si chiama NetFlow, che è stato definito da SISA, e quindi diciamo di ringraziare per le funzionalità tipiche che solamente a fare commerciali si forniscono. Abbiamo sviluppato di recente il successore che si chiama Microcento, che permette di fare la stessa cosa a 100 giri. Voi direte che 100 giga di cui essere utilizzata con il futuro, ma in realtà non sta riprendendo, è la realtà, cioè adesso chi aveva 40 sta passando al 100, e qui permette di mettere assieme, di abbinare sia la parte di analisi del traffico diretto che la parte di sicurezza, perché un problema della sicurezza è l'analisi del traffico, l'avete visto che cosa è successo, no? Quello di DOS verso dei siti importanti degli Stati Uniti, quindi la parte di sicurezza sta diventando sempre più importante. E oltre a questo abbiamo quest'altro software che si chiama BFLink, che è anche questo open source, che è utilizzato in molti progetti commerciali, che supporta sia schede di rete con moduli, cioè ovvero quelle che trovate dentro i comuni computer, che schede di rete un pochino più accelerate, che sono diciamo per un utilizzo più professionale. Oltre a questo, per caratterizzare il software di rete, abbiamo sempre negli anni sviluppato, in maggiore da carrellata, quest'altra libreria GPL che permette di analizzare il traffico di rete. Come sapete, dire che TCP porta al tank significa HTTP non è più vero, cioè ovvero il traffico di rete non lo possiamo più riconoscere da delle caratteristiche estetiche semplicemente del pacchetto, bisogna entrarci dentro. Quindi c'è da fare una cosa chiamata di packet inspection. In questo caso qui l'open source penso sia veramente fondamentale, perché permette di fornire una libreria che va a analizzare con tutti i pacchetti, però con codice aperto. Il codice aperto non è semplicemente una questione di risparmio, cioè ovvero che non si paga licenza, ma è una necessità, perché l'analisi del traffico di rete, visto che si va a vedere che cosa spedisce la gente, anche se criptato, in qualche maniera è un dato sensibile. Quindi l'open source è fondamentale, perché permette di vedere che effettivamente queste cose qua non sono affette da Trojan o da altre cose che andrebbero in qualche maniera a violare la nostra privacy. Questo argomento qui sta diventando sempre più importante, perché la gente non ci fa caso, ma sta trasportando le loro informazioni verso posti di rete. Cioè negli anni passati c'era il problema dell'intercettazione, cioè ovvero di mettere nei posti ben specifici le sonde per guardare il traffico. Adesso c'è la gente che volontariamente e a volte inconsapevolmente mette i suoi dati da un'altra parte.
esempi tipici sono tutti i servizi cloud, come Box.com, Dropbox, oppure i vari servizi cloud di Apple, o vari servizi cloud che ci sono dentro vostri telefonini Google. Quindi in sostanza te li puoi spostare. Ma questo traffico va caratterizzato, quindi caratterizzare la conferma di traffico giusto, secondo noi, è fondamentale. Questo qua non è utilizzato solo da noi, ma in molti progetti anche commerciali. Per esempio l'ultima c'è Fortinet che lo utilizza dentro dei loro apparati di sicurezza per analizzare questo traffico e quindi per bloccarlo. C'è sempre poi ancora un altro software che permette di caratterizzare il traffico di rete salvandolo sul disco per un'analisi successiva. In sostanza permette di fare quello che succede con un evento di telecamere. Le telecamere di video sorveglianza sono delle telecamere che permettono di guardare il traffico in una certa stanza e di salvarlo per uso successivo, che ne so, in caso di furto, per rivedere che cosa è successo, per sapere chi è entrato. Questa è la stessa cosa per il traffico di rete. Viene utilizzato soprattutto da chi è molto interessato alla sicurezza, quindi ambienti sensibili, per esempio banche o altri posti dove il traffico di rete è fondamentale, per tenere cosa? Per tenere traccia dell'analisi, perché chi fa sicurezza sa bene che il traffico di rete non va guardato solamente in tempo reale, perché quello che succede in tempo reale è l'evoluzione di quello che è successo magari 6 mesi prima, piano piano viene entrato dentro, sempre tornando da parte di livello, non è che una cosa in attacco con la macchina pubblicata attaccata. Questa gente si è preparata nel tempo, perciò è necessario tenere traccia di tutte quelle prove che hanno portato prima al problema per poter, l'analizzatore di sicurezza, ritornare indietro al ritroso e cercare di capire dove sono stati quei problemi che hanno favorito questo tipo di cose. E l'ultima cosa a cui stiamo lavorando e che pensiamo di lasciare il prossimo mese di novembre è un mitigatore. Cioè, che cos'è? È un software che permette di ricevere il traffico di rete e di decidere quale di questo traffico è legittimo e quale non è legittimo. Cosa sta per DOS? Denial of Service. Quello che abbiamo visto ieri che è successo, in pratica hanno inondato dei server di rete con una quantità di traffico importante. Da dove arrivava questo traffico? Non da un unico posto, ma da decine di migliaia di host. Qui c'erano decine di migliaia di host compromessi che mandavano verso un certo posto, ovvero dove c'era la rete. Questo software qua che cosa permette di fare? Permette di fare un router di rete e di fargli passare il traffico al suo interno, quindi quando il traffico di rete va sopra una certa soglia, per analizzarlo, cioè per decidere chi è che è legittimato a mandare questo traffico oppure a non mandarlo. Non vi ricordate che il traffico di rete utilizzato per il denial of service molto spesso è un traffico che si dice stufato, cioè ovvero l'indirizzo IP sorgente che ha causato questo problema non è significativo. Infatti di solito gli attacchi fatti meglio, purtroppo, si fanno da posti giusti, cioè ovvero facendo finta che i pacchetti arrivino da posti che noi vogliamo bloccare, tipo se io dovessi fare un attacco qui all'università di rete, i pacchetti sorgenti non ci metto certamente il mio indirizzo IP di casa così poi mi vengono a prendere, ma ci metto l'indirizzo IP o di un'altra persona, oppure ci metto l'indirizzo IP di una cosa importante, per esempio Facebook, Google o altre cose. Quindi in questa maniera io per proteggermi cosa faccio? O mi disconnetto dalla rete, oppure pensando che sia Facebook ad attaccarmi, una cosa molto difficile, inizio a bloccare questi servizi che la gente utilizza molto spesso. Quindi che cosa succede? Succede che un piccolo attacco fa molti danni perché sono io che, pensando di proteggermi, vado a bloccare proprio quei servizi che non erano responsabili del problema, ma che chi mi ha attaccato ha fatto finta che fossero loro responsabili del problema. Quindi la nostra se mi amplifico da solo bloccando tutto. Ecco, questo software qua che cosa fa? Cerca di risolvere questo problema in maniera un pochino più efficace, con delle funzionalità, diciamo, che permettono di discernere tra chi è giusto e chi è sbagliato. Ora, visto che questa è semplicemente un'introduzione, lascio parlare gli altri, però se qualcuno di voi ha interesse a sapere di più per ciascuna di queste componenti, ci può trovare. Poi chi tra di voi è studente di informatica sappia che nel secondo semestre io faccio dei corsi su questo argomento, sull'analisi di metraggio del traffico di rete, e quindi invito, se c'è qualcuno di voi che è studente, che deve scegliere nel piano di studi, è interessato a fare queste cose, a venire a seguire il mio corso. Grazie, lascio a Giuseppe ora la parola per il prossimo giorno. Sì, ne approfitto per dirvi che abbiamo un po' di punti, sono 40, questi sono un po' di più, non ci aspettavamo così tanta gente. Se volete, vi ricordate, non mi nome, cosa fate, cosa volete, cosa cercate, e poi magari ci risentiamo. Sono qui, io vi lascio qui sulla cattedra.